che era uno dei più grandi operatori sul mercato del petrolio, è appena fallita. Merrill Lynch, che stava traballando, è stata rilevata da Bank of America. La loro potenza finanziaria è stata falcidiata dalle disavventure che stanno attraversando sul mercato dei mutui e quindi non hanno potuto continuare a speculare sul petrolio. Queste bolle speculative una volta capitavano ogni tanto, invece adesso arrivano sempre più spesso. Perché? È così anche perché c'è una politica della Banca Centrale del Mondo, cioè della Fed, che consiste nel dire anche se ci sono delle bolle, fa niente, li facciamo prima crescere, cioè facciamo finta prima di non vederli e quando poi esplodono noi aumentiamo ancora più la provvigione di liquidità. Che vuol dire mettere denaro in circolazione? Denaro in circolazione, naturalmente con il rischio che ci sia poi un'altra bolla in qualche altro campo. Abbiamo capito che quando una bolla esplode i capitali vanno da un'altra parte per rifarsi delle perdite. Si sgonfia l'immobiliare e si va sul petrolio approfittando della domanda che cresce. In sostanza, più capitali ci sono in una società, più si spinge al rialzo il prezzo dei beni. Del resto, se tu sei un'azienda che ha 10 milioni di euro, che cosa fai? Compri delle azioni, dei terreni o delle case. E quando sono in troppi a comprare, il prezzo diventa così alto da creare un valore fittizio. La madre di tutte le bolle nasce negli anni 90 in California, quando tutti quelli che possedevano grandi capitali nella Silicon Valley si sono buttati alla conquista del nuovo continente, Internet. È successo che la gente credeva che Internet avrebbe rivoluzionato il business tradizionale, quindi hanno cominciato a ignorare i dati fondamentali. Non contavano più il fatturato e gli utili nel valutare un'azienda, c'era una rivoluzione in corso ed era solo questione di tempo a mettere il suo cappello sulla sedia. Ci furono casi di società come per esempio GeoCity, che è stata venduta a Yahoo per 5 miliardi di dollari. Giravano cifre enormi e la gente diventava così ricca e avida che non poteva fare a meno di saltare su quel treno. Anche in Italia il nuovo mercato stava quotando in borsa le aziende high-tech, quelle ad alto potenziale di sviluppo. Le massaie uscivano a far la spesa, passavano in banca e tornavano con 5.000 euro di azioni Ebiscom. Dal macellaio al tassista, al pensionato, tutti andavano in banca a chiedere azioni. Perché io ho fatto questo? Perché alla fine vedevo che comunque queste azioni, anche se non avevano un motivo per essere, per avere un successo, lo avevano comunque. E molto, cioè lei ha pensato? Ho detto, ma vabbè, vuoi vedere che insomma proviamo. A cavallo degli anni 2000 nessuno pensava che fosse una bolla. Ed erano così tanti a chiedere le azioni del nuovo mercato che non ce n'era per tutti. La banca mi ha comunicato che per sorteggio io ero stato scelto uno dei pochi fortunati. Di quei fortunati. Ma io ho avuto queste azioni, non le ho mai vendute. La stampa e la TV incoronavano gli imprenditori come i Bill Gates italiani e contribuivano anche loro a far gonfiare la bolla. Mi sembra che io, se vendevo, guadagnavo 250 milioni in quei tempi lì, la mia quota era arrivata che era saltata su. Io però non mi sono mosso mai, era meglio perché io avevo fatto un investimento non per speculazione, per poter salvare un po' il mio capitale dalla pensione, basta. Invece paradossalmente io poi sono stato sempre fermo e sono ancora qui fermo davanti a lei che racconto la mia. E questa è la mia storia. Improvvisamente a marzo del 2000 la bolla internet scoppia e in America spedisce in paradiso 7 milioni di dollari. Avevo fondato un'azienda internet che si chiamava Ticket.com. Ci siamo quotati a novembre del 99 e le nostre azioni si erano piazzate fra le migliori 15 quotazioni. Poi ad aprile 2000 il Nasdaq è crollato e da 32 dollari siamo precipitati a 4. Anche in Italia, nel suo piccolo, c'è chi piange la dipartita della bolla azionaria. Ho perso tutto, insomma, perché ho acquistato nel 2000 a 105 euro l'azione, adesso è 0,7 qualcosa, insomma. Quello è stato l'unico caso in cui lei ha deciso mi butto sulla New Economy?
Sì, questo è anche le Planet, che adesso si chiamano Retelit, se non sbaglio. E che lì com'è andata? Malissimo anche lì. Quando scoppia una bolla, la maggior parte della fuffa viene espulsa dal mercato e chi aveva azioni di aziende fallite se le vede togliere dal conto perché non valgono più niente. Ci avete rimesso molto? Sono 21.200 euro di investimento fatto nel 2000. Quindi per la vostra famiglia? Per la nostra famiglia è un importo rilevante. I telegiornali che prima esaltavano i re della borsa, dopo li filmavano in manette. Ma perché un funzionario delle ferrovie ha chiesto di investire in un'azienda rampante del nuovo mercato? Vabbè, io non pensavo, avevo fiducia, anche perché la quotazione di questa... azione, dicevo, beh, vale, insomma, perché era una quotazione abbastanza alta. Quindi lei si aspettava che l'azienda fosse solida? Lì, non so, io come un'azione nel giro di pochi giorni può essere svalutata del 50%, insomma. Infatti le aziende avrebbero dovuto essere solide, poiché quando ti presenti sul mercato c'è una banca d'affari che si assume la responsabilità sui dati comunicati nel prospetto informativo. Prendiamo per esempio il caso di Freedomland. La banca sponsor era Banca Leonardo, che aveva certificato la bontà del progetto. Quello che è incredibile è che la stessa banca che appena un anno prima aveva sponsorizzato nel vero senso della parola il collocamento insieme alla Deloitte Touch, che doveva controllare, svolgere attività di revisione, il collocamento della società Freedom, appena un anno di distanza ha il coraggio di farci sapere che in realtà quello che era stato detto l'anno prima non valeva più niente. In effetti la Consob era stata preavvertita da un insider che qualcosa nella Freedomland non quadrava. Standoci dentro potevo toccare con mano, cioè sentire, provare, ed ho verificato che i decoder funzionavano male. Ho verificato che non erano così tanti venduti, ma che era una vendita fasulla, quello che denunciai alla Consob. Erano a ridosso della quotazione. Più alto il fatturato, più alta la quotazione in borsa, più alto il guadagno degli sponsor, dei fondatori e delle banche collocatrici in borsa del nuovo titolo. Lei ha visto che nel vostro ambiente in banca c'era una pressione per vendere questi titoli azionari del nuovo mercato? C'era una pressione per vendere perché naturalmente c'era il budget anche sulle varie azioni da vendere, per cui entro quel periodo lì dovevi vendere tot azioni. È di un mese fa la notizia che Banca Leonardo, il fondatore Virgilio De Giovanni e clamorosamente anche la Consob sono stati condannati a risarcire agli azionisti di Freedomland il 70% delle perdite. E non è l'unico caso in giudizio. Delle 45 società che sono state quotate sul nuovo mercato tra il giugno 99 e il settembre 2005, quando il nuovo mercato è stato chiuso, di queste 45 ben 7 sono fallite, e sono fallite per lo più con strascichi penali. Quindi di quanti azionisti stiamo parlando in questo caso? Ma complessivamente stiamo parlando sicuramente di circa 250.000 persone, che si stima che abbiano perso non meno di 4 miliardi di euro. E coloro che hanno partecipato sapevano o credevano di sapere quello che facevano, comunque alcuni hanno guadagnato, molti hanno perso, ma faceva parte delle regole del gioco. Era più una scommessa che un investimento meditato. Mentre invece le dice la bolla attuale è un'altra cosa. La bolla attuale è un'altra cosa perché, a mio modo di vedere, è stata fabbricata negli ultimi 10 anni a tavolino. Studiata a tavolino, ma da chi? Stimolata dalle grandi banche d'affari. Qualche nome? No. Però sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, in Europa, non fare il nome più clamoroso, UBS. Beh, in America abbiamo visto Citi, abbiamo visto Merrill Lynch, abbiamo visto Bear Stearns, abbiamo visto Lehman. E via enumerando. Un po' meno Barclays, forse in Inghilterra, ma pure Barclays. Siccome i capitali devono dare rendimento e quello della bolla internet era pazzesco, quando si è sgonfiata hanno cercato un nuovo posto dove andare. E il nuovo posto, dopo il 2001, è diventato il settore immobiliare. A gonfiare la bolla ha contribuito l'Asia. In che modo? I paesi asiatici, che volevano continuare a vendere agli Stati Uniti, dovevano evitare che le loro valute si rafforzassero rispetto al dollaro e lo facevano comprando dollari e titoli americani. In un certo senso, gli Stati Uniti compravano e la Cina gli prestava i soldi per continuare a farlo.